Sia lodato Gesù Cristo, carissimi, ringraziamo sempre la Trinità Santissima per tutto quello che ci dona. Oggi siamo nella tredicesima domenica del tempo ordinario e anno C. E voglio brevissimamente dirvi qualche cosa riguardo a quello che poi ascolterete o avete già ascoltato nel Vangelo e nelle letture della liturgia di oggi. Innanzitutto vorrei sempre ribadire che al centro della messa non sono le letture, ma è la consacrazione eucaristica. Il centro è là. E poi più profondamente il centro è nella Trinità. Ma appunto la Trinità ci parla attraverso letture e appunto ci chiama, ci vuole trasformare in Cristo attraverso la consacrazione e quindi ci vuole far vivere le letture. L'Eucarestia ci trasforma in Cristo, ricordatevelo bene, e ci vuole deificare, questo è fondamentale. Noi tante volte possiamo rischiare di perderci sulle letture e dimenticare, perderci un po' sulle letture, dimenticando che l'Eucaristia vuole trasformarci in Cristo, vuole divinizzarci, deificarci, eh? Ci vuole trasformare in Cristo. Le letture ci parlano innanzitutto della Trinità e ci parlano poi di Cristo. Cristo ha fatto la volontà del Padre pienamente. Cristo ha risposto alla chiamata, in quanto uomo ha risposto alla chiamata di Dio, ha fatto pienamente la volontà di Dio. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. Questo ci dicono le letture di oggi. Ci dicono che come Cristo e in Cristo noi dobbiamo rispondere alla vocazione, alla chiamata che Dio rivolge a ciascuno di noi. Ognuno ha una sua vocazione in Cristo, che, come ho detto, aveva una vocazione in quanto uomo e in quanto Dio era colui che chiamava, in quanto uomo era colui che rispondeva alla vocazione. Vocazione significa chiamata. Quindi Cristo era un vocato, ha risposto e noi siamo ugualmente in Cristo vocati e dobbiamo rispondere. Dobbiamo rispondere alla chiamata di Dio. Come facciamo, cari fratelli, e a capire la chiamata che Dio ci rivolge e a fare, realizzare quello che Dio vuole? Bene, innanzitutto dobbiamo renderci conto che, ripeto ancora, al centro di tutto c'è la Trinità. Quindi innanzitutto eleviamoci alla Trinità. Come dicevo altre volte, la parola, quando noi diciamo parola di Dio, tante volte andiamo subito alla parola, e invece dobbiamo elevarci prima di tutto a Dio. Perché Dio è infinito, eh? La sua parola, la Sacra Scrittura, non è infinita, eh? Sono testi scritti che ci richiamano a Dio infinito. Allora, questo Dio infinito, come la parola stessa ci dice, e come Dio stesso ci ha detto attraverso la sua parola, è appunto infinito, ci ama infinitamente, ci vuole donare di conoscere la sua volontà. Quindi innanzitutto dobbiamo renderci conto di questo. Dio ti vuole donare di conoscere la sua volontà. Questo è fondamentale. Che noi tante volte partiamo, andiamo subito alla parola. E la parola dice questo, la parola dice, oh, ma come riuscirò a fare? Oh, è impossibile. Tante volte no, poi si arriva, ma il Vangelo è impossibile. No, ma come si può? Poi chi dice, no, ma bisogna vivere il Vangelo, dice, gli altri dicono, ma tu sei un rigorista. Ma tu sei un fariseo. Ma no. No, ma è assurdo. No, 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 no. Il problema, cari fratelli, non è che appunto qualcuno dice di vivere la parola di Dio ed è rigorista, perché rigorismo è ben altro. Il problema è che appunto dobbiamo renderci conto, innanzitutto, che Dio ci vuole aiutare a vivere quello che lui ci chiede di vivere. Dio, a differenza nostra, non è ingiusto.
Allora, se ti dice di fare qualche cosa, te lo dice perché ti dà la forza per farlo, ti dà i mezzi per farlo. Quali sono i mezzi per capire e fare la volontà di Dio, per quindi riconoscere e realizzare la vocazione a cui Dio ci chiama? Cari fratelli, dobbiamo guardare il cammino degli apostoli, che è importantissimo, eh? Cammino degli apostoli, perché Dio non soltanto ti vuole rendere una persona che fa la sua volontà, ma ti vuole rendere anche una persona che aiuta gli altri a fare la sua volontà. E quindi che cosa devi fare? Cosa dobbiamo fare? Seguire il cammino degli apostoli, meditare il Vangelo, leggere, leggere, meditare, renderci conto che, vedete, innanzitutto quello che occorre è la fede. La fede. In questi tempi è molto attaccata la fede, cari fratelli, la fede. Ora, la fede come si acquista, in certo modo, come si fortifica, come si sviluppa? Bene, il Signore ci dà dei segni, ci dà dei motivi di credibilità per credere, eh? Quindi imparatevi questi motivi di credibilità. Tra questi ci sono i miracoli. I miracoli sono dei segni che Dio fa proprio per portarci a credere. Quindi dobbiamo, e infatti, vedete, gli apostoli, Gesù ha messo gli apostoli sono stati in certo modo sbattuti, in certo modo, no? Con la faccia, io dico scherzando, così in maniera un po' forte, sui miracoli. Cristo ha fatto sì che i miracoli urtassero continuamente, continuamente contro questi apostoli. No? Perché? Perché gli apostoli attraverso i miracoli hanno riconosciuto Cristo come Dio, vero, vero Dio, vero uomo. Si sono convinti, e questo non vale soltanto per gli apostoli, ma per tanti altri. I miracoli, i motivi di credibilità li dobbiamo conoscere, li dobbiamo approfondire, li dobbiamo meditare, ci dobbiamo convincere attraverso di essi, perché Dio si serve di essi proprio per convincerci. I motivi di credibilità sono appunto dei fatti, ecco, dei segni che Dio ci dà per portarci a credere in Lui. Il cammino degli apostoli, cari fratelli, è fondamentale. Gesù ha messo gli apostoli di fronte a tanti miracoli, e non soltanto durante la sua vita, ma anche dopo la resurrezione, perché è apparso tante, tante, tante volte a questi apostoli. Perché, cari fratelli? Per farci capire chi siamo noi. Noi siamo grandi, da noi stessi siamo dei grandi increduli. E guardate che quando c'è incredulità, se c'è incredulità non ci può essere carità. Quindi dobbiamo farci passare l'incredulità, innanzitutto, cari fratelli. Il problema della vocazione è innanzitutto un problema di fede. Fede. Capite? Perché? Vedete quello che è successo al giovane ricco. Andato vicino a Gesù, Gesù, tu sei maestro, eh? No, no, calma, calma, Gesù non è maestro semplicemente, non è un maestro buono, è Dio, davanti al quale, ecco, è la fede che te lo fa capire che è Dio, e la fede ti porta ad adorare Dio. Adorare non significa mettere tutto giù per terra, significa lasciarsi guidare da quel Dio. La vocazione si fonda nella fede. Quando la fede è debole, la vocazione difficilmente si sviluppa, cari fratelli, perché la vocazione richiede fede forte. Quindi dobbiamo avere una fede forte, cari fratelli. Fede forte, fede forte, fede forte. Dobbiamo appunto seguire il cammino degli apostoli, ascoltare, lasciarci guidare dallo Spirito Santo che ci porta, come detto, a meditare sui miracoli,
ci porta ad ascoltare la Sacra Scrittura, ci porta a pregare incessantemente, ci porta ai sacramenti. E tutto questo, cari fratelli, se lo viviamo bene, ci apre allo Spirito Santo. Dobbiamo imparare il discernimento, imparare a capire come lo Spirito Santo ci parla, dobbiamo imparare a capire dove lo Spirito Santo ci porta. Questo è il discernimento che dobbiamo imparare a fare, cari fratelli. A questo riguardo è molto importante che io vi dica, ecco, soprattutto siamo in estate, vi devo dire che è importante fare ritiri spirituali fatti bene. In estate, cari fratelli, avete tante volte le ferie, avete tempo libero, invece di andarvi a fare la vacanza, di qua, di là, andatevi a fare un bel ritiro, ne guadagnerete molto. Un ritiro fatto bene vi trasforma la vita. Farvi un ritiro in silenzio fatto bene, degli esercizi ignaziani fatti bene, guardate, è un toccasana dell'anima. E sono proprio questi ritiri normalmente che vi aiutano a capire la volontà di Dio sulla vostra vita. I ritiri spirituali. Guardate, non è facile fare ritiro, non è uno scherzo. Che nel ritiro si deve ascoltare la parola di Dio e si manifesta anche il demonio, cari fratelli, nei ritiri. Il demonio che ci spinge a non fare la volontà di Dio, che ci spinge a seguire tante illusioni. Allora, cari fratelli, dobbiamo renderci conto però che Dio ci vuole donare di capire la sua volontà, ci vuole donare di farla. Quindi impegniamoci perché abbiamo tutto l'aiuto di Dio per conoscere e fare la sua volontà. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.